da un lato l'esperienza che io ho avuto è stata tremenda e dall'altro, essendone uscito in un certo qual modo, perché sto qui, posso comunicarla, anzi lo debbo, perché quasi nessuno di noi è entrato in un certo modo nel regno della morte e poi lo può raccontare. Io, guardi, le posso dire questo, che mi sono sentito assolutamente affogato da un'acqua dentro i polmoni. Ogni atto respiratorio che cercavo di fare per prendere aria, no, entrava acqua, acqua fredda, viscida. Allora la buttavo via, però un altro respiro, perché avevo bisogno, e invece rientrava acqua. E questo è andato avanti per 2 o 3 volte, mi sono sentito dentro tutta acqua fredda e poi basta. Poi mi sono quasi risvegliato, ho saputo, poi sono stato molto fortunato, grazie a mio figlio e agli amici. Mi sono risvegliato con questa maschera piena di tubi e non tubi, in sala di rianimazione, con una parete davanti, chiara, uniforme, e con queste figure di infermieri, assistenti, che andavano e venivano, facevano i loro doveri. Io non mi potevo muovere, ero totalmente immerso in tubi e tubicini. Stavo lì fermo. La mente in un certo modo c'era, ma non era la mente con la quale io adesso sto rievocando. Era una mente quasi nuova. Io le prime cose che mi sono venute in mente con un'aria tremenda, io non lo so perché, non me lo ricordo, ma io l'ho rivisto quel momento, quando mia madre mi svezzò. E io ricordavo in quei momenti, subito al risveglio, l'orrore della mancanza del capezzolo, per cui la bocca voleva prendere il latte e non c'era. Non c'era questo da prendere, da succhiare. Questo è stato un ricordo incredibile, che non è possibile poi un ricordo, perché come posso, ragionando adesso, io ricordare fatti dei miei primi 3 mesi di vita. Eppure ho avuto una sensazione assolutamente tragica. Immagino adesso che cosa è per lo svezzamento, per molti. Lo domando agli psichiatri infantili, perché molti psichiatri infantili hanno questi, subito si imbattono in questi problemi. Mi ricordo una cara allieva di Giovanni Bollea, Marinella Rosano, che si occupava solo di bambini dagli anni 0 o prima di 0 ai 2 o 3 settimane di vita, e quindi sapeva cose che noi non possiamo conoscere. Questa è stata una mia tremenda cosa. E poi naturalmente mi è venuta in mente tutta una serie di, non erano riflessioni, no, erano come di sprazzi di luce, ma era una luce scura, come dice la Julia Kristeva, la luce nera. Questo della luce nera io lo ho vissuto proprio come una realtà. Oggi sembra assurdo, ma io l'ho vista la luce nera. Che cosa sia non lo so, ma l'ho vista. Adesso lei, ecco. E queste cose, allora io sono tornato nel mondo nostro e allora ho sentito il bisogno, come medico, come psichiatra, ma come uomo, di dirlo. Perché non tutti hanno questa
ha avuto questa fortuna, perché chi è entrato nella morte sua, chi è morto, non ti torna, non te lo può dire. Noi lo possiamo, io tanto, ho fatto 60 anni il medico, ho visto tante persone morire, nessuno però mi è venuto a dire il momento della sua morte. Ecco, questa è stata un'esperienza che mi ha segnato. E data la mia età, adesso mi avvicino ai 90, 89, penso che è quasi un dovere morale per i nostri, per me, come uomo tra gli uomini, non parlo di medico, parlo di uomo tra gli uomini, parlo per i miei compagni di via, ecco. Adesso mi sono sempre più concentrato sull'idea che l'altro per me è un compagno di cammino, è un compagno di via, mi segue e lo seguo, siamo in due. E questa vita è un po' comune, come ci aveva insegnato, lei adesso mi ha parlato dell'Argentina, di Pablo Neruda, ma ci ha insegnato delle cose meravigliose su questo del camminare in due. E ce l'ha insegnato Antonio Machado, il cammino se hace andando. E non è che noi ci facciamo. È così, e io mi trovo adesso, lo dico con una specie di... Ecco, io direi che mentre molti amici miei stanno al secondo tempo della loro partita, io sto alla fine, la sento, del mio secondo tempo supplementare. Sono ancora un giocatore energico, diciamo che sono un centrocampo che vuole ancora giocare e sta lì pronto per cercare di arrivare a far infilare il gol. Però lo so che c'è il fischietto dell'arbitro pronto e quindi è un modo di giocare teso, continuo, ma consapevole di un'immediata, totale fine anche questa. E allora mi viene l'angoscia. L'angoscia interiore, che è quella di un altrove, che ci avremo, che ci sarà. Questo vi ho appena intravisto. Che sarà? Sarà un nulla radicale? Sarà un modo diverso di luce, come dice Paolo agli Efesini? Oppure sarà un modo di luce che noi non conosciamo, è tutta un'altra impostazione. Ecco, questo altrove, se deve essere un avverbio e restare un avverbio, o se invece deve essere un indicatore di un luogo o con la A maiuscola o scritto con lettere illeggibili a occhio umano, questo io non glielo so dire. E allora è ancora bello viverle queste cose, quando io mi sveglio adesso. Ehi, ricorda, mi pare di D'Annunzio, io nacqui ogni mattina, come giacqui rinacqui. E voglio vivere come i cigni nei campi, come gli uccelli nel cielo campare. E voglio vivere come i cigni nei campi, e sopra i cigni nei campi volare.